Prolungata fino a fine ottobre, la durata della mostra Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito, organizzata dalla regione siciliana all'interno del Parco archeologico di Bosco Littorio Gela, allestita dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta già dal 22 luglio e fino alla fine di ottobre, continuerà a raccontare il passaggio dell'eroe greco in Sicilia. La nave di Gela, per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia, è protagonista di questa mostra, rinvenuta nei fondali davanti alla costa di Bulala. Grazie alla disponibilità del Dipartimento regionale dei beni culturali che ha concesso un ulteriore finanziamento per coprire i costi supplementari e grazie anche alla disponibilità degli enti prestatori che hanno autorizzato i prestiti per altri 20 giorni, la mostra Ulisse in Sicilia sarà prorogata fino al 30 ottobre. Questo principalmente per consentire ai tanti che ne hanno fatto richiesta di poterla visitare, prevalentemente le scuole. Il punto di forza di questa mostra è indubbiamente il racconto del mito, il mito di Ulisse. Ancora vivo in Sicilia, è presente in molte parti dell'isola, che viene raccontato attraverso un percorso espositivo costituito da 8 sezioni tematiche. E il fulcro di questo percorso è certamente la nave greca recuperata nelle acque antistanti contro da Bulala a Gela dalla soprintendenza con diverse campagne di scavo negli anni 90. E simboleggia il viaggio di Ulisse. Dalla nave poi si diparte ovviamente tutto il percorso che porterà finalmente al ritorno a Itaca di Ulisse e si conclude con una sezione dedicata ai viaggiatori che nel 700 percorrevano la nostra isola raccontando le peculiarità della Sicilia e soffermandosi particolarmente sui luoghi oggetto del mito di Ulisse. L'allestimento è suddiviso in 8 sezioni tematiche, 80 i pezzi di musei regionali, nazionali ed esteri esposti dal Museo Nazionale di Jetta di Ruvo di Puglia, al Museo Etrusco Guarnacci di Volterra, al Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma, come il Museo Nazionale di Sperlonga e di musei archeologici greci di Delfi e di Eleuterna. Un lavoro che consente ai visitatori di fare un viaggio alla scoperta della storia seguendo i passi dei greci in Sicilia e nel Mediterraneo ed il fascino delle vicende di Ulisse.